giorno di vento alle capannelle e nervi tesi. Bandinella, il 5, è tra i favoriti. Ma il 10, Prince Louis, arrivato all'ultima ora, minaccia di essere il pericolo pubblico. Rappresenta l'allevamento francese in questi anni al suo meglio, mentre quello italiano si trova in crisi. Prince Louis è un brillante cavallo, avvezzo a vittorie europee. Il dilemma dura anche dopo il via e tiene su chi vive i 20.000 spettatori. Ci si domanda se su questo terreno pesante il premio Roma, la maggiore moneta autunnale nel galoppo, 8 milioni sui 2.300 metri, andrà alla Francia o all'Italia. Fino alla curva, corsa senza cronaca. Castellano ha lavorato da staffetta per il 6, Alibi, suo compagno di scuderia, che adesso sta mordendo il vento da capofila. Corta ebbrezza, anche Nippi con il 4 vuole avere il suo turno di comando. Dal largo avanza la minaccia. Prince, incalzante a piene folate, risoluto a decidere la partita a proprio favore. Ma qualcosa è successo nelle immediate retrovie. Dal centro Bandinella si è già conquistata lo steccato. Ed ecco il duello sugli ultimi 100 metri. Bandinella ha ormai un'incollatura. Macario ha suntegrato il tinfo. Bandinella ancora la febbre, consuntivo. Tempo fenomenale, trionfo del fantino Silenzi, del sagace allenatore Pandolfi, dell'allevamento centro-meridionale del signor Cintolesi. Dimostrazione che anche in italiano esiste la parola rivincita.